Tempo di cambiare, episodio 21, quello dell'intervista a Paolo Franceschetti. Ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast. L'indirizzo è www.tempodicambiare.it, è la sede, la homepage di questo podcast dove trovi archiviati tutti gli episodi. E così sono passati altri 15 giorni, ci ritroviamo io al microfono e tu ad ascoltare. In questi 15 giorni sono stato per lo più fuori dal mondo, devo dire, o meglio, ho passato una settimana in viaggio. Ebbene sì, ho lasciato la mia soleggiata Malta per una freddissima Milano e per una ancora più fredda Londra, dove sono andato per motivi di lavoro. A Milano, naturalmente, ho approfittato per incontrare poco meno di 200 amici, e questo è stato in occasione di una conferenza pubblica. Venerdì sera aveva come tema lo spirito della realizzazione. La serata è andata molto bene, io personalmente veramente ero nella mia forma peggiore, ero alla fine di 3 giornate di lavoro non stop, dalla mattina prestissimo alla sera tardissimo, ero veramente stanchissimo e avevo anche un bel mal di testa. Nonostante questo, spero che sia stato utile per i partecipanti e per me è stato sicuramente molto bello incontrare tanti amici, tanti ascoltatori di Tempo di Cambiare, fare meditazione insieme, mettere in comune riflessioni importanti. E così, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, colgo l'occasione per salutare di nuovo tutti. Volevo fare un piccolo chiarimento su un passaggio, riflessione dello scorso episodio, dove alcuni hanno detto Italo è un sostenitore del capitalismo e Italo ha dichiarato che il capitalismo è il sistema migliore. Questo era un passaggio riflessione che facevo in risposta a una domanda allo scorso episodio. In realtà non dovrebbe esserci bisogno per me di fare questa correzione, perché basterebbe aver ascoltato con attenzione e, diciamo, questa affermazione si capisce che non starebbe in piedi. Quello che ho detto in verità è che il capitalismo è il sistema meno peggiore che l'umanità ha inventato fino a questo momento. E diciamo, il fino a questo momento fa una grossa differenza, fa una grossa differenza. Ha inventato fino a questo momento, innanzitutto, non in assoluto, ma bensì per mantenere una società sovraffollata e urbanizzata come la nostra, perché non è facile creare risorse per una società sovraffollata e urbanizzata come la nostra. È facile creare risorse per tutti? Non so, io personalmente preferirei l'organizzazione sociale ed economica dei nomadi del Tibet nord-orientale, i famosi Kampa, loro sì che sono felici, o di tanti altri genti tribali che vivono in clan, però ecco, in una società sovraffollata e urbanizzata è veramente difficile creare risorse per tutti. Quindi ecco in che senso la soluzione meno peggiore fino a questo momento è anche perché limita il capitalismo, il vero capitalismo, ripeto, limita le libertà individuali meno di altri sistemi. Tutto questo, ripeto, finora, cioè in paragone con altre ideologie più o meno conosciute. È ovvio che il capitalismo in sé non è positivo, è quasi, quasi quasi non pensavo che sarebbe stato necessario fare questa specifica, ma è evidentemente meglio farla. È ovvio che il capitalismo non è positivo, è ovvio che il capitalismo è sinonimo di avidità. Il capitalismo è l'avidità umana trasformata in sistema, l'avidità dei singoli individui trasformata in sistema sociale, allo stesso modo come il collettivismo è l'invidia umana trasformata in sistema sociale. Perché l'invidia? Perché uno dice: non voglio che nessuno sia più ricco di me, non voglio che nessuno sia potente di me, nessuno. E questo è un po' l'essenza del collettivismo, no? E anche se poi in realtà non funziona il discorso, allora uno vorrebbe un mondo uguale per tutti. Ma come diceva Orwell nella sua polemica contro il cosiddetto socialismo o comunismo realizzato nei paesi dell'est, come si dice, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Quando si pone il problema di rendere una società di tutti uguali, si pone sempre il problema successivo, che è quello di chi è che deve fare
chi è che deve esercitare il controllo affinché questo accada? E quindi ricadiamo in quel momento dalla padella nella brace ed è lì che le libertà individuali vengono limitate più pesantemente che mai. Quindi sia l'avidità che l'invidia sono conosciute come emozioni distruttive, sono entrambe distruttive, sia l'avidità, cioè il capitalismo, e sia l'invidia, cioè il collettivismo, sono distruttive sia per i singoli individui, sia per le società. Certo, c'è la differenza che la conseguenza pratica di un sistema basato sull'avidità è che i negozi sono pieni. Invece, in una società basata sull'invidia, cioè sul collettivismo, i negozi di solito sono vuoti. Non si riesce letteralmente a creare risorse, non si riesce a creare ricchezze per tutti i membri della società. Però ecco, diciamo, ma a parte questa minima differenza, che poi, ripeto, è vera e non è vera nel momento in cui il cosiddetto vero capitalismo, ammesso pure che esista, viene comunque turbato da altre forze, come attualmente quella che definisco la dittatura delle banche. Però ecco, non ci lamentiamo se il mondo è dominato o dall'avidità o dall'invidia o dal capitalismo o dal collettivismo, perché se l'umanità non si libera dall'avidità e dall'invidia, cioè dall'avversione, che cos'altro ci vogliamo aspettare in termini di sistema sociale? Ecco perché, ripeto sempre, che tutto comincia e tutto finisce con lo sviluppo personale e con lo sviluppo spirituale. Non si può pretendere di rimboccarsi le maniche, diventare militanti, migliorare il mondo, fare politica senza lavorare su se stessi, perché è una contraddizione in termini. Ora, il capitalismo è arrivato al capolinea e su questo non ci piove. E il capitalismo è in buona parte il responsabile dello sfascio che vediamo intorno a noi. E anche se questo, ripeto, non è il vero capitalismo, ma in realtà è una dittatura delle banche, il capitalismo in quanto tale, anche quello vero, è un vecchio paradigma che non funziona più. Il mondo è cresciuto troppo per poter utilizzare ancora questo vecchio paradigma del secolo scorso. Quando parliamo di denaro, una certa concezione del lavoro, una certa concezione dell'orario di lavoro, del tempo libero, una certa concezione dello stipendio, una certa concezione delle tecnologie, dell'energia e così via, sono tutti concetti che devono essere completamente rivisitati. Altrimenti, che razza di tempo di cambiare sarebbe questo se non stessimo? Siamo qui per riflettere sul nuovo, siamo qui per riflettere sul nuovo che sta rimpiazzando il vecchio. È ovvio, e lo do per scontato, che il capitalismo fa parte del vecchio che deve essere rimpiazzato. Così, per chi aveva bisogno di questa mia precisazione, ecco, adesso l'ho fatto anche questa. In questi 15 giorni, cosa è successo? Fra le notizie di questi ultimi 15 giorni c'è anche, fra le altre, notizia della visita dell'ingegner Kesche in Italia, precisamente a Firenze, che sono stato costretto a seguire a distanza sul forum di Tempo di Cambiare. A proposito, se non ti ricordi qual è l'indirizzo del forum di Tempo di Cambiare, è www.tempodicambiare.it/forum. L'ho seguito via forum, dicevo, perché ero in viaggio all'estero. Che dire, l'ingegner Kesche è arrivato in Italia. Mi piacerebbe tantissimo dare qualche notizia positiva in questo campo. So che tantissimi amici ascoltatori di Tempo di Cambiare ripongono speranze e aspettative nel lavoro di questo scienziato. Io stesso ripongo speranze e aspettative nel lavoro di Kesche. Purtroppo le buone notizie, almeno per questa volta, sono rimandate. Quando Mr. Kesche mostrerà un prototipo che funziona grazie alle sue teorie, allora quella sì che sarà una notizia positiva e faremo tutti i salti di gioia. Fino a quel momento, per noi purtroppo abbiamo le mani legate, non c'è possibile determinare non c'è possibile farci un'opinione informata, non c'è possibile neanche esporci personalmente, fare pressioni sui governi come quello italiano che avrebbero ricevuto i progetti di Kesche, perché come si può richiedere qualcosa ai governi se lo stesso Kesche in prima persona non ha mostrato mai nulla? Purtroppo, e ripeto purtroppo perché sarei felicissimo di poter dare belle notizie, da quello che sappiamo obiettivamente fino a questo momento, può essere un grande genio, o può essere un grande ciarlatano, o può essere una persona, né l'uno né l'altro, ma una persona che sta facendo chissà quale servizio di informazione o controinformazione, di disinformazione per scopi ben precisi. Purtroppo siamo impossibilitati in questo momento a formulare un giudizio e probabilmente non spetta a noi formulare un giudizio, non abbiamo neanche il diritto di formulare un giudizio. Spetta l'onere della prova a chi
interamente all'ingegner Kesce ed è lì che lo aspettiamo al varco e speriamo un giorno, e glielo auguriamo, di poter dare una buona fortuna. Una buona notizia, intendevo dire. Un'altra notizia che ha fatto il giro del mondo in questi 15 giorni e ci ha curiosamente riportato ai tempi del primo episodio di questo podcast è la notizia che cittadini, membri di tutti e 50 gli stati americani hanno firmato una petizione che chiede la secessione dei singoli stati americani dal governo federale abusivo. Che come sappiamo non ha nulla a che vedere con la Costituzione americana, che come sappiamo è in realtà una private company, eccetera, 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 tutte quelle cose che abbiamo esaminato negli episodi precedenti di questo podcast. Il governo federale degli Stati Uniti d'America, non è contemplato dalla Costituzione americana, le tasse che impone, l'esercito che impone, tutto ciò che impone il governo federale non è contemplato dalla Costituzione, è incostituzionale ed è abusivo. Bene, nella maggioranza, in tutti e 50 gli stati e nella maggioranza di questi 50 stati si è superato il quorum di 25.000 firme. Questo è simbolico, è un significato molto forte e particolare perché è successo all'immediato indomani, nell'immediato indomani rispetto alla rielezione di Obama, nuovo quadriennio su cui mi astengo da fare, da fare osservazioni, anche se chissà, stiamo a vedere, la mia prognosi non è delle migliori perché a questo punto. Obama, dopo aver fatto per 4 anni gli interessi dei signori delle multinazionali, delle banche e del nuovo ordine mondiale nei fatti, adesso c'è ancora 4 anni in cui non dovrà manco rispondere all'elettorato perché non è rieleggibile, in pratica può fare quello che gli pare senza tener conto del consenso popolare. E quindi purtroppo non sono ottimista su questo prossimo quadriennio americano, a meno che non intervengano grosse novità, grossi cambiamenti che sono quelli che tutti quanti ci auspichiamo. Quindi dicevo, nella maggioranza di questi stati, non solo tutti gli stati hanno presentato queste petizioni di secessione, ma nella maggioranza di questi si è ampiamente superato il quorum di 25.000 firme che impone di prendere in considerazione la petizione stessa. Adesso non so se nel senso di dover indire un referendum o qualcos'altro, te lo saprò dire con più esattezza continuando a documentarmi su questo argomento. Morale della favola, secondo me, a me questa sembra l'effetto della centesima scimmia, cioè quando una persona, poi due persone, poi pochissime persone si impadroniscono di un'informazione, questa poi si diffonde inarrestabilmente a tutti gli altri membri della stessa comunità. L'umanità si sta risvegliando, mi sembra, quello che fino a ieri lo sapevano solo in pochissimi sta diventando di dominio pubblico. Gli Stati Uniti d'America sono abusivi rispetto alla Costituzione americana, sono una company privata, le elezioni sono una farsa. La stessa cosa, se non hai seguito gli episodi precedenti, fra l'altro, è vera anche dell'Italia. L'Italia è una company privata, registrata presso la SEC di Washington con nome di Repubblica Americana, Repubblica d'Italia. Le elezioni sono una farsa in America, così come le elezioni sono una farsa in Italia, e così via, e così via, e così via. Passiamo alle notizie un poco più leggere e un po' più, come dire, un po' più liete. Il 21 dicembre, come ben sai, ci sarà la fine del mondo, e la fine del mondo è il titolo che abbiamo dato al secondo raduno di Tempo di Cambiare. In realtà li abbiamo trovato gli organizzatori, non io. Gli organizzatori di Roma hanno trovato un titolo ancora migliore, cioè piuttosto che la fine del mondo, l'abbiamo chiamato il Capodanno del Nuovo Mondo. Quindi il 21 dicembre, 21, 22 e 23, che sono naturalmente un venerdì, un sabato e domenica, è il Capodanno del Nuovo Mondo. E il Capodanno del Nuovo Mondo è il titolo del secondo raduno di Tempo di Cambiare a cui tu non puoi assolutamente mancare. Abbiamo già preparato la pagina di iscrizione, è prontissima, aspetta solo te, www.tempodicambiare.it/raduno, slash significa barra. Quindi ripeto, tempodicambiare.it/raduno, dal mattino ore 10 di venerdì 21 dicembre al pomeriggio ore 15 di domenica 23 dicembre a Roma, fra l'altro, per molti anche una splendida occasione per visitare Roma,
A me è piaciuto molto questo sistema di gruppi diversi che si fanno carico localmente dell'organizzazione di questo periodico raduno degli amici e degli ascoltatori Tempo di Cambiare. E questo raduno è il secondo, il primo ha avuto un grande successo, eravamo in 250 ad Abano Terme nello scorso mese di agosto. Anche questo secondo è aperto a tutti e sarà un luogo di scambio, di confronto, di arricchimento reciproco fra tutti gli amici, tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare e in generale tutti quelli che vogliono pensare con la propria testa, sviluppare il proprio cuore, migliorare il mondo. Sarà un'esperienza di crescita, sarà coordinata dagli amici del Lazio, Umbria e Campania, sono queste le iniziali LUC. Della Isola Luc che riunisce gli amici di Lazio, Umbria e Campania. Naturalmente parteciperò personalmente e avremo la possibilità tutti insieme di riordinarci le idee su tutti gli argomenti, i fili del discorso che abbiamo portato avanti in questi mesi. Per esempio, riprenderemo in mano i principali gruppi di lavoro. Si potrà entrarne a far parte per chi lo desidera, anche cominciando da zero, quindi sovranità individuale. Attivismo universale, moneta alternativa, energia libera, resilienza, ecovillaggi sono i principali argomenti di cui parleremo. Trascorreremo insieme poi una giornata importante di passaggio, il 21 dicembre 2012, di cui si parla da decenni, probabilmente, sicuramente. E trasformeremo questa giornata di passaggio in un vero e proprio rituale collettivo di benvenuti nel nuovo mondo. Metteremo insieme contributi, proposte, risorse, idee, tutto quello che può aiutarci a far partire concretamente il nuovo senza aspettare che crolli il vecchio, che è un po' il nostro motto. Ed è anche poi sarà il raduno. In questi raduni sempre sono un'occasione perfetta per fare amicizia, per chi vuole rompere quel guscio di solitudine, di isolamento che accade quando stiamo ognuno nelle proprie case. La vita di noi altri, membri della minoranza indipendente, a tratti è sempre un po' solitaria. È sempre bello poter fare amicizie virtuose, è sempre bello poterci collegare a una comunità di persone semplici, genuine, come tutte quelle che ho conosciuto fino a questo momento, in questa comunità che si racchiude intorno al podcast di Tempo di Cambiare. Così è il capodanno del nuovo mondo, 21 dicembre 2012. Alcuni di noi spendono soldi in compleanni, capodanni, feste, vacanze. Ecco, io ti domando quanto spenderesti per il tuo capodanno del nuovo mondo? Se tu ci rifletti un attimo, non capiterai mai più. Il 21 dicembre 2012 capita solo una volta nella vita. E quando poi ti domanderai con chi ho passato quella famosa giornata, la tua risposta di allora dipenderà dalla tua decisione di adesso. Così, il capodanno del nuovo mondo, 21 dicembre 2012, costa soltanto 60 euro, che è il contributo organizzativo che l'Isola del Risveglio, LUC di Lazio, Umbria e Campania, ha richiesto a ogni partecipante, appunto, per coprire tutte le spese organizzative. Il raduno si terrà nella villa più bella di Roma, si chiama Villa Panfili, è immersa dal verde, circondata dal verde, è un posto bellissimo e di buon augurio. Fra l'altro, questo hotel in Villa Panfili è quello in cui alloggiano i campioni mondiali di tennis. Ovviamente noi non lo pagheremo quanto lo pagano loro, perché i nostri bravi organizzatori hanno stipulato una buona convenzione. Il costo è soltanto di 45 euro a notte a persona, che include anche la prima colazione. Tutti i dettagli non te li sto a riepilogare. I dettagli li trovi tutti su tempodicambiare.it raduno. Ti incoraggio a iscriverti. Subito, dicevo, questo costo per quanto riguarda l'aspetto logistico di 45 euro a notte a persona include la prima colazione. Per gli altri pasti si possono o fare spuntini veloci nei dintorni immediati dell'albergo, oppure si può pranzare o cenare o entrambe le cose presso l'albergo stesso a soli 20 euro a pasto. E si tratta di ristorazione vegetariana di altissima qualità. Lo staff dell'albergo, ATA Hotel si chiama, ci ha tenuto a dirlo che siamo pur sempre un albergo di alto profilo, e anche se facciamo una cosa così per quattro time changers, per modo di dire, ci teniamo a mantenere alto il nostro standard, ci teniamo a mantenere alto il nostro nome. Quindi parliamo di ristorazione vegetariana di alta qualità. Quindi no, i nostri organizzatori, l'Isola Luc, stanno organizzando febbrilmente l'evento, quello che mi risulta. So che hanno in mente tavole rotonde, lavoro in sottogruppi, come facevamo ad Abano Terme, discussioni, approfondimenti, ospiti esterni, meditazione collettiva,
E ovviamente per le due serate di venerdì e sabato in cui staremo insieme, grandi feste con spettacoli, musica dal vivo, chi più ne ha più ne metta, sarà un vero rito di passaggio dal vecchio mondo al nuovo mondo. Insomma, scusami se sono monotono, ma questo è il classico evento una tantum irripetibile a cui non puoi mancare. Quindi aspetto la tua iscrizione, aspetto anche di salutarti e di incontrarti personalmente a Roma. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono su www.tempodicambiare.it/raduno e ti prego di completare, fra l'altro mi sfuggiva, ma troverai tutte le informazioni su tempodicambiare.it/raduno che subito fai la tua iscrizione a 60 euro, di questi 10 euro ti potranno essere poi subito rimborsati se sceglierai di versare 10 crediti nel sistema monetario di tempo di cambiare, nel circuito monetario di tempo di cambiare. Ok, che dire? Direi che è giunto il momento di passare alla pagina principale, alla cover story di questo 21esimo episodio di Tempo di Cambiare. Questa volta ho intervistato Paolo Franceschetti. Paolo Franceschetti è avvocato e docente di materie giuridiche, sia in università che nei corsi per esami di magistratura. È un blogger, chiaramente molto seguito il suo blog, paolofranceschetti.blogspot.it o .com, adesso mi viene un'amnesia, ma tanto lo dirò nel corso dell'intervista, ridaremo l'indirizzo esatto. Paolo è ricercatore e studioso di massoneria, sette segrete, cospirazionismo e altre materie di questo genere che lui ha contribuito tantissimo a divulgare in Italia, molte di queste per primo. Come dire, Paolo ha approfondito soprattutto l'aspetto oscuro della realtà che ci circonda, se posso usare questa espressione. È quell'aspetto oscuro che io spesso in questo podcast e in generale nei miei pensieri preferisco evitare perché mi piace così tanto credere nella fondamentale bontà dell'essere umano, anche quando l'essere umano si dimentica di possederla, questa fondamentale bontà. Però questo è anche un podcast di controinformazione. Quindi, se cose come sette segrete, omicidi rituali, messe sataniche e chi più ne ha più ne metta, se queste robe esistono, è meglio parlarne di tanto in tanto per accrescere la nostra consapevolezza di ciò che accade nel mondo intorno a noi. E ovviamente quando si scoprono queste brutte cose, qui apro piccola parentesi, è più difficile credere nella fondamentale bontà dell'essere umano. Però questo per noi diventa una sfida ancora più appassionante per la nostra crescita personale e spirituale. O almeno così dovrebbe diventare. Cioè è facile credere nella fondamentale bontà dell'essere umano quando sei una persona naif, ingenua, ignara, non sai cosa sta succedendo nel mondo e così via. Però in questo caso anche il tuo credere, il tuo atteggiamento mentale positivo avrà anche meno spessore, avrà meno profondità e tutto sommato avrà meno saggezza. È invece, a mio parere, più lodevole riuscire a mantenere un atteggiamento positivo, un atteggiamento gioioso quando si conoscono le cose brutte che accadono nel mondo. Quella sì che è vera maturità, quella sì che è vera saggezza, quello sì che è un vero atteggiamento positivo e un vero atteggiamento gioioso. Questo almeno è il mio personale punto di vista. Così, fra 15 secondi, passiamo direttamente alla registrazione della mia intervista con l'avvocato Paolo Franceschetti. Hello, ciao da Italo, come promesso, eccoci qui in diretta con l'avvocato Paolo Franceschetti. Paolo, grazie per aver accettato il mio invito e saluti da parte di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare. Grazie a te Italo e ciao a tutti gli ascoltatori. Paolo, dici chi sei per coloro che dovessero non conoscerti, chi sei, qual è il tuo background, perché hai iniziato a interessarti di massoneria, sette segrete, cospirazioni e quant'altro?
Dunque, chi sono? Come domanda è abbastanza complicata. Diciamo cosa faccio? Ah, domanda pesante. Da buon buddista, fra l'altro, perché è una cosa che c'è in comune, quella che siamo entrambi buddisti. Quindi la Sì. domanda chi sono è una domanda impegnativa. Ah, Infatti l'ho detto un po' per scherzo, insomma, è una battuta che in genere non faccio, ma è venuta proprio con te sapendo che ci accomuna questa cosa. E quindi faccio l'avvocato per anni poi ho insegnato sia all'università sia adesso in corsi post-universitari per esame d'avvocato e per futuri magistrati. E come mi sono occupato di queste tematiche di cui mi occupo oggi è presto detto, perché facendo l'avvocato, o come facendo il magistrato, o facendo il giornalista, o diversi lavori che più o meno ti portano a contatto con quella che è la vera realtà della società in cui viviamo, prima o poi scopri che qualcosa non funziona. E a quel punto ti viene posta una scelta. Vuoi tacere oppure vuoi parlare e andare avanti? Generalmente si sceglie l'opzione o di tacere o addirittura di passare dall'altra parte, cioè dalla parte di quelli che disinformano, perché la scelta di informare è abbastanza scomoda. E, per vari motivi, prima di tutto perché la realtà è talmente fantascientifica che quando tu cominci a spiegare alla gente come funzionano le cose non ci credono. E quindi quello è veramente uno dei grossi ostacoli, al di là dei pericoli, degli rischi che uno può correre o no, poi quello a seconda della propria posizione personale e della propria storia. Ma la cosa veramente defatigante è far capire alle persone che c'è un'immensa, colossale presa in giro da parte dei mass media per occultarci quella che è la realtà sulla vita che viviamo e su quello che succede nel mondo. Quindi noi abbiamo delle informazioni non deformate, però false. Paolo, massoneria è una di quelle parole chiave che saltano fuori un po' dappertutto quando uno inizia a spulciare il tuo sito. Il tuo sito poi dopo lo daremo e lo linkeremo anche nelle risorse consigliate di questo episodio. Massoneria, diciamo, tieni presente che 2 o 3 episodi prima del tuo ho fatto in questo podcast la intervista a un massone in cui ho fatto l'intervista a un esponente della massoneria, bravissima persona che sottolineo conosco personalmente, in buona fede, ci ha presentato un'immagine della massoneria come responsabile protagonista del progresso, dell'avanzamento sociale, delle rivoluzioni in senso positivo. Addirittura io e te possiamo praticare liberamente il buddismo perché in passato i massoni ci sono scrollati di dosso questo oscurantismo della Chiesa di Roma e così via, da una parte. Dall'altra parte invece leggiamo il tuo sito e massoneria diventa quasi sinonimo di, sinonimo di satanismo, è quasi la grande colpevole di tutti i problemi. Cioè, ti domando a questo punto, tu pensi di voler fare delle distinzioni o delle precisazioni, o comunque cosa intendi tu quando parli di massoneria? Allora, guarda Italo, il mio blog è nato prevalentemente come blog antimassonico, nel senso che scoprendo i misfatti della massoneria ho cominciato a denunciarli e proprio naturalmente viene un po' da pensare poi che la massoneria sia un po' il male del mondo quando scopri il livello di potenza che hanno e di potere che hanno. Però questo massone che tu hai intervistato, che adesso poi magari mi dici il nome perché mi incuriosisce, comunque dice il vero. Nel senso che la massoneria è stata la protagonista della storia di questi secoli e se non era per la massoneria noi vivremmo ancora in un'epoca in cui dire che la Madonna non era vergine significava essere messi a rogo. E oggi sarebbe così, qualche cattolico ancora volentieri potrebbe, diciamo, avere un concetto di questo tipo, ma non è una questione di cattolici, è qualunque tipo di estremismo, qualunque tipo di fondamentalismo comunque porta a questo tipo di situazione, cioè quindi a cercare di eliminare tutti quelli che la pensano in modo contrario. È vero quindi quello che ha detto questo massone, il che però non significa che la massoneria sia un bene, perché la massoneria purtroppo, avendo operato in segreto per secoli per abbattere il potere della Chiesa Cattolica e dello Stato assoluto, ci è riuscita in gran parte, però purtroppo con mezzi che non sono affatto mezzi leciti o positivi, quindi grazie alla segretezza di cui ha goduto è diventata un ricettacolo della peggiore delinquenzialità mondiale. Non solo, ma poi gli strumenti che ha deciso di utilizzare per abbattere il potere della Chiesa Cattolica sono strumenti comunque negativi, guerre, genocidi, occultazione, poi l'occultamento delle informazioni, che è la stessa cosa che faceva la Chiesa Cattolica, quindi è nata come strumento di progresso,
all'epoca di Dante Alighieri, all'epoca anche di Leonardo da Vinci, in queste epoche qua passate era una cosa positiva. Però purtroppo poi è degenerata nell'opposto di quello che voleva essere, prendendo poi di fatto tutti gli strumenti che anche la Chiesa Cattolica utilizzava, quindi il controllo delle menti, l'assolutismo della sua dottrina, il voler eliminare sistematicamente tutti quelli che si oppongono ad essa, quindi sostanzialmente è diventato l'omologo della Chiesa Cattolica. Non a caso c'è un libro di Mauro Biglino, che è uscito in tempi relativamente recenti, insomma in questi anni, Massoneria e Chiesa Cattolica, un confronto, dove fa vedere proprio come Massoneria e Chiesa Cattolica siano due facce della stessa realtà. Cioè, sono due poteri che si sono combattuti con metodi uguali, con conoscenze uguali, con fini che poi alla fine in parte erano vincenti, in parte no, ma che hanno, per quanto riguarda quello che hanno fatto alla popolazione comune e quello che oggi fanno, è la stessa cosa, cioè li tengono soggiogati senza fargli conoscere poi qual è la verità sui principali fatti, anche sui principali, non solo fatti, ma sulle principali questioni spirituali, potremmo dire. Quindi due chiese che si combattono, diciamo così. A proposito tu dici, ok, mi ha anche colpito molto quando hai detto, da una parte combattono la Chiesa, dall'altra parte combattono gli stati per ritagliarsi per conquistare un proprio potere, dicevi tu, che anzi in gran parte ci stanno riuscendo, ci sono riusciti. Nel tuo blog ho notato, tu hai collegato, proprio come se fossero strettissimamente imparentati, la massoneria e il nuovo ordine mondiale. E a loro volta la massoneria e il nuovo ordine mondiale, questi due tu li hai collegati a un antico progetto che verrebbe portato avanti in modo segreto, sotterraneo da secoli e secoli e secoli. Hai tirato in ballo i templari, i loro segreti, i loro progetti e così via. Mi ha anche colpito questa tua osservazione sul tuo blog. Ci sono 100.000 libri sui templari in tutte le librerie, tradotti in tutte le lingue e così via. Però questa è una parola che sui giornali, nei telegiornali non la sentiamo nominare mai. Quindi come può essere questo squilibrio che c'è? Sì, Torniamo, non ci sono. torniamo. Scusa, Vai, vai, vai. una battuta. Non esiste nessun libro sulle veline o su, che ne so, nessun libro sul briatore. Perché il briatore. Però, se noi andiamo a vedere in TV oppure apriamo, non so, Libero, MSN, questi siti, no? Adesso che sono pieni di notizie, sono pieni di notizie sulle veline, sull'ultima fidanzata di Briatore, eccetera. Quindi, come se quella fosse una cosa importante, no? E invece poi andiamo in libreria, vediamo migliaia e migliaia di libri sui templari, che una ricerca che ha appassionato evidentemente un gruppo di studiosi da tanto tempo. Quindi diciamo, massoneria, nuovo ordine mondiale, in che senso tu dici che sono la stessa cosa? E in che senso tu dici che stanno perseguendo un antico progetto vecchio di secoli? Ci faresti una piccola ricostruzione storica su questo? Allora, non è che sono la stessa cosa. Il nuovo ordine mondiale è il progetto che aveva la massoneria prima templare e attualmente massoneria di stampo rosacrociano templare. Cioè, il nuovo ordine mondiale è la ricostruzione di un mondo unitario con un vertice unico in cui ci sia la pace, perché giustamente se non ci sono divisioni di razze, di popolazioni o di nazioni, è ovvio che deve regnare la pace. E infatti è il motto che è anche stampigliato sulle monete da un dollaro: Novus Ordo Seclorum, nuovo ordine dei secoli. E appunto è messo sotto alla piramide massonica nella moneta da un dollaro. Quello è quindi il fine cui si tende. Vi tendevano i templari, che infatti avevano costituito tra il 1200 e il 1300 un vero e proprio impero negli imperi, perché le loro commende andavano dal Portogallo alla Terra Santa, quindi passavano per quelli che sono i territori dell'attuale Francia, Germania, Italia, eccetera. E stavano diventando sempre più potenti e godevano di conoscenze esoteriche molto più progredite e più illuminate di quelle che aveva la Chiesa Cattolica, o perlomeno di quelle che la Chiesa Cattolica dava al popolo, diciamo così. Secondo te le avevano scovate in Medio Oriente queste conoscenze occulte? No, credo che ce l'avessero già, perché loro sono la filiazione di un gruppo di cristiani che nell'anno zero si rifanno al messaggio di San Giovanni e entrano in conflitto con la Chiesa di Roma, che si appropria del messaggio di Cristo, stravolgendolo e piegandolo ai propri fini, e sono in parziale conflitto
con una parte dei giovanniti, di quelli che seguivano appunto la dottrina di San Giovanni, che diciamo legittimavano l'uso della forza. In sostanza c'erano due gruppi, tre gruppi di potere sotto, subito dopo Cristo, nati come filiazione del cristianesimo. Una parte dei cristiani era per il messaggio reale di Cristo, di amore incondizionato, assoluto a qualunque costo. Una parte dei cristiani diceva sì, amore incondizionato, assoluto, ma se ti aggrediscono bisogna difendersi, e quindi in qualche modo legittimavano l'uso della forza. E poi una parte dei cristiani che forse potremmo dire falsamente cristiani si appropriano della dottrina di San Paolo e di San Pietro e edificano quella che è l'attuale Chiesa Cattolica. Come la edificano? Perché Roma si appropria del messaggio di Cristo e la fa la religione ufficiale, no? È una cosa, Italo, Roma nel nome della città contiene già in germe quello che è l'antitesi al cristianesimo, perché la parola Roma è l'opposto di quello che è il messaggio di Cristo. Il messaggio di Cristo è amore, che in latino era amor, e Roma infatti è Roma, che è il contrario di amor, se tu la leggi al contrario. Quindi anche simbolicamente loro si appropriano del messaggio di Cristo per distruggerlo, ed è quello che la Chiesa Cattolica ha fatto in questi secoli. Ed è quello invece che la massoneria ritiene di aver fatto al contrario, cioè di riportare quello che è il reale messaggio di Cristo, in particolare i Rosa Croce, poi i fondatori della massoneria. I Rosa Croce Templari erano i portatori del messaggio di Cristo contenuto nel Vangelo di San Giovanni. Quindi i Templari erano appunto l'ala combattente dei Giovanniti. Lì dove invece i Rosa Croce erano l'ala moderata, diciamo, quelli forse più spirituali e che non tendevano alla violenza. Queste due ali si proteggevano a vicenda, si coprivano a vicenda perché comunque avevano un nemico comune, che era appunto la Chiesa Cattolica e gli Stati Assoluti. Purtroppo poi nei secoli la segretezza che ammantava queste organizzazioni segrete ha permesso di far prevalere all'interno di queste organizzazioni l'ala più violenta, quella più intollerante, quella che pur di arrivare a realizzare i propri fini non esita a scatenare una guerra come la Seconda Guerra Mondiale, non esita adesso a scatenare il conflitto con l'Islam, pensiamo a quello che hanno fatto gli americani in questi decenni, no? Del Vietnam all'Afghanistan, all'Iraq, sempre con scuse le più assurde possibili. Ora le armi chimiche di Saddam, poi sono andati in Afghanistan dicendo che lì c'erano le sedi di Al-Qaeda dove si addestravano per fare attentati in Occidente, tutte cose ovviamente inventate. Quindi, in sostanza, ricapitolando, i Templari avevano già provato a unificare il mondo, sono stati però sconfitti perché sono stati Anche perché i templari erano, che facevano? Erano la prima banca della storia, se non sbaglio. sì, era la prima banca della storia e il primo tentativo proprio di unificazione militare di tutte le terre. Quindi quando sono stati scoperti, quando sono diventati troppo potenti, infatti Filippo il Bello li ha distrutti. E quindi si sono ricostituiti in segreto e hanno adottato delle tecniche più a lunga distanza, quindi più blande, diciamo così, e ci sono riusciti perfettamente. Oggi la massoneria è Più l'erede blanda cosa significa? Sono con maggiore segretezza? Hanno continuato si sono dati più tempo, hanno capito che precorrendo troppi tempi a un certo punto si ribellavano i nemici che loro stessi combattevano perché venivano individuati, scoperti in qualche modo. Cioè, se palesi troppo il tuo fine, a un certo punto entri in guerra aperta con la fazione opposta. Quindi la Chiesa Cattolica a un certo punto ha individuato nei Templari un nemico e quindi insieme a Filippo il Bello hanno distrutto i Templari. Poi ci sono tutte le ricostruzioni che dicono che in realtà il Papa non voleva la fine dei Templari, ma comunque, vabbè, tutto questo poi è storia. Quello che è un fatto è che comunque a un certo punto sono stati individuati e processati e distrutti. Non a caso sono stati processati con l'accusa di eresia, perché di fatto erano eretici, anche se non adoravano il demonio o il Bafometto, come dicevano le accuse ufficiali. Erano in realtà giovanniti, quindi erano seguaci della dottrina cristiana di San Giovanni. E quindi adesso hanno rifatto la stessa cosa, in modo più blando perché? Perché l'hanno fatto con tempi più lenti, corrompendo dall'interno la Chiesa Cattolica,
E quindi sostanzialmente unificando poi i vertici di questi due centri di potere e scatenando una serie di conflitti con la civiltà islamica che porta a quella che è la situazione attuale, insomma, hanno portato poi alla creazione dell'Unione Europea, dell'ONU, piano piano facendole passare per istituzioni di pace e rafforzeranno sempre di più queste due strutture, Unione Europea e ONU. Non a caso il presidente Napolitano di recente ha detto che per reagire alla crisi che noi abbiamo c'è un'unica soluzione che è quella di cedere ulteriori porzioni di sovranità Sì, all'Unione Europea. le stesse identiche parole usate da Monti, fra l'altro. Sì, è perché sono assolutamente d'accordo, sono parte dello stesso progetto e dello stesso piano. Il problema di questa gente è che non esita a considerare la popolazione civile ignara di tutto questo, quindi tutti i cittadini, il 99% dei cittadini italiani e europei, come carne da macello. Non gliene importa nulla di quelli che moriranno, che soffriranno, pur di realizzare questo progetto. Ma Monti ha detto in un'intervista che gira su YouTube e si può ricercare facilmente, l'Europa ha bisogno di crisi, per crescere ha bisogno di crisi. Quindi loro devono provocare la crisi, perché è essenziale per l'Unione Europea, pur di realizzare questo progetto finale. Che gli importa se muoiono persone, se si suicidano imprenditori, se le famiglie sono sul lastrico, se moriranno tante persone anche negli sconvolgimenti sociali che stanno arrivando, che sono già arrivati in parte, vediamo le proteste, no, dei poliziotti, degli insegnanti, eccetera, e che saranno sempre più violente in futuro, non gli interessa. In tutta questa ricostruzione storica, per cui siamo arrivati al giorno d'oggi e così via, questo breve excursus che hai fatto, secondo la tua opinione, che ruolo giocano i concetti, politicamente parlando, di destra e sinistra in tutte queste vicende? E anzi, tu che ricerchi e indaghi su questi argomenti, tu definisci te stesso come una persona di destra o una persona di sinistra? Guarda, purtroppo io mi sono, fino a quando non capivo nulla, diciamo così, e pensavo che la politica avesse un senso, mi identificavo forse un po' più a sinistra, ho votato tendenzialmente più a sinistra, ma in realtà oggi, da qualche anno, non mi posso definire più né di destra né di sinistra, perché ho capito che sono un'emanazione dello stesso potere. Se noi pensiamo che Berlusconi, D'Alema e Bertinotti e Pannella sono nella stessa organizzazione massonica, cioè l'Ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro, ma di che andiamo a parlare? Questi prendono le decisioni più importanti in comune. Tu hai, come fai ad avere una certezza di questo, che appartengono alla stessa associazione segreta? Guarda, la certezza arriva nel momento in cui tu vedi come parlano, come concertano i loro discorsi e la simbologia che usano. Quella è la prova definitiva. Ovviamente no, non è solo questa la prova, quella è la conferma quando persone più esperte ti dicono esattamente le cose come stanno e quando uno poi conosce anche il funzionamento della massoneria. È un po' difficile da spiegare perché la gente pensa che per prove bisogna portare un documento in cui uno scrive: io, Silvio Berlusconi, sono affiliato. Non è così. Di Berlusconi abbiamo una prova abbastanza importante che è l'affiliazione alla P2. Ma chi conosce la simbologia della P2, chi conosce il suo modus operandi, tutto quanto, vi riconosce anche nell'operato di Pannella la stessa affiliazione. Pannella, quando fa entrare Gelli nelle liste del Partito Radicale, quando uno legge le scuse che trova Pannella per aver candidato Gelli, dicendo sì, perché Gelli aveva detto che avrebbe parlato, avrebbe confessato e raccontato tutto, cioè balle. In realtà, poi, dopodiché, e il simbolismo che usa Pannella, la rosa nel pugno, tutta una serie di altri Tu, simboli. d'altro canto, queste cose le dici sempre pubblicamente. Queste persone non ti hanno mai denunciato? No, perché non. No, perché tra l'altro non è che li accuso di delitti particolari. Dire che Berlusconi, D'Alema e Bertinotti sono nell'ordine della Rosa Rossa non significa attribuire un reato. Poi si crea un paradosso, no? Perché se la Rosa Rossa, come dicono molti, non esiste, è inutile che mi quereli perché io. È come se ti avessi accusato di stare nella bocciofila dei formicai rossi. Non, a questo punto è una cosa inutile. Se invece esiste, ed è se mi quereli, vuol dire che è una cosa grave quella che ho detto. Allora è vero che esiste questa organizzazione, e allora bisogna discutere chi ci sta e chi no, ma comunque l'organizzazione c'è. Quindi entrano in un paradosso. È un po' come quando ho accusato, facendo articoli specifici e conferenze sul tema, il pubblico ministero Piero Luigi Vigna di essere il mostro di Firenze, cioè uno degli assassini. Perché non mi querela?
Perché è una cosa talmente assurda quella che ho detto agli occhi della gente che diventa un boomerang se questo mi querela e si difende da una cosa del Su questo genere. poi ci torniamo del mostro di Firenze. Invece, concludendo il discorso destra e sinistra. Concludendo destra-sinistra, sono parti di di un unico progetto, quindi fanno le stesse cose, sono mosse dallo stesso, diciamo, dagli stessi burattinai. Prova ne sia il fatto che il Trattato di Lisbona, che ci consegna nelle mani dell'Unione Europea, è stato votato all'unanimità da destra e sinistra, compresa la Lega, che in teoria dovrebbe essere contro un Trattato di Lisbona che accentra i poteri, loro sono per il federalismo, quindi è una follia, una contraddizione in termini. Quindi è stato votato da tutti, senza nessuno che si alzasse e dicesse: no, guardate che non c'è qualcosa che non va. Le leggi, le principali leggi che hanno istituito l'attuale sistema bancario sono state votate trasversalmente da sinistra a destra senza nessuna opposizione. Quindi, e siamo nelle mani del sistema bancario, la crisi economica è dovuta all'attuale sistema bancario, con leggi che sono state votate da sinistra e destra. Cioè, quindi le leggi più importanti sono votate da tutte e due. Poi mi dicono: ma dammi la prova che c'è un progetto comune, che sono destra e sinistra concertano insieme le decisioni. Ma più prove di una legge? Cioè, non, è solo che uno non vuole vedere, non vuole capire, insomma. Torniamo allo scontro titanico fra la massoneria e il Vaticano. E un attimo nel tuo passaggio, nella tua risposta precedente, dicevi che sono ormai quasi riusciti a unificarli o qualcosa del genere. In effetti, noi vediamo queste due realtà: questa realtà della Chiesa di Roma, del Vaticano, questa realtà della massoneria o di chi per loro che si confrontano da secoli. Poi abbiamo queste strane e bizzarre vie di mezzo che tu non le sapresti de de definire. I Cavalieri di Malta sono massoneria o sono Vaticano? I Gesuiti sono più massoneria o sono più Vaticano? Cioè, ci sono tanti di quegli indizi che ti fanno pensare che a un livello più alto queste due potenze che si fronteggiano o sono in realtà la stessa cosa fin dall'inizio, oppure col tempo sono una delle due parti ha vinto e ha soggiogato l'altra. Com'è la tua visione su questo, No, Paolo? vedi, quando uno conosce le scatole cinesi delle società segrete, riesce a capire perfettamente appunto come ci sia un vertice unico, ed è un'ulteriore prova di quello che mi dicono: ma come fai a dire che Berlusconi e Bertinotti sono nella stessa organizzazione? Perché ci sono appunto queste chiamiamole filiere, diciamo, che ricostruiamo all'interno delle massonerie e delle società segrete. Vediamo come, per esempio, i Cavalieri di Malta raccolgono al loro interno anche gli elementi più potenti anche di altre massonerie. Al vertice dei Cavalieri di Malta c'è il Papa. Infatti. Ora, attenzione, era un Cavaliere di Malta, anche Gelli. Ora, capisci bene, Italo, che quando uno vede queste strane commistioni, cioè quando sostanzialmente Sono Cavalieri di Malta i reali d'Inghilterra, no? sono Cavalieri di Malta e Reali d'Inghilterra, sì, quindi quando uno vede che nella stessa organizzazione confluiscono Gelli e il Papa, oltre ai reali inglesi, oltre a Berlusconi, oltre a familiari di politici che sono di estrema sinistra e quant'altro, a quel punto uno dice: ma dov'è la differenza? C'è qualcosa che accomuna ovviamente questi soggetti. Poi, Barack Obama, che ha appena rivinto le elezioni, anche lui fa parte dei Cavalieri di Malta. sì, quindi capisci bene, Barack Obama e il Papa, Gelli e il Papa, Gelli e Barack Obama, co che cosa unisce questi soggetti? Quindi dopo uno capisce che c'è un vertice unitario, perché questa non è gente, Italo, che c'ha tempo da perdere. Io, Paolo Franceschetti, che sono un cittadino più o meno comune, ho tempo da perdere e andare in un circolo di motociclisti a farmi una gita per perdere tempo. Questi no. Questa non è gente che gioca. Se stanno in un'organizzazione così, con riti, formule, simboli, con una loro dottrina, beh, un fine ce l'hanno. Ma diciamo c'è come l'hai chiamata, un burattinaio unico fin dal principio, oppure si sono unificate perché una delle due parti ha vinto? Che ne so, per esempio il Vaticano adesso è nelle mani della massoneria. Qual è la tua Non c'è ipotesi? un burattinaio unico, perché altrimenti il mondo sarebbe già soggiogato da tempo e dittatura Infatti. assoluta, quindi no, non c'è un burattinaio unico. Ci sono delle forze in lotta tra di loro e quindi degli scontri di potere molto forti tra diverse fazioni. C'è la massoneria occidentale in lotta contro quella orientale,
che poi si accomunano, si accordano per alcune parti, quindi poi ciascuna delle due ovviamente pensando che poi tanto alla fine la metterà in quel posto all'altra, perché comunque Quella orientale, cosa intendi? le triadi cinesi e Ah, la massoneria cinese, no? ok. Che fanno affari, fanno accordi economici, internazionali, eccetera. Ciascuno dei due pensando che comunque è lei la più potente e vincerà lei, perché non è possibile che questi facciano accordi basati sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Quindi fanno accordi economici momentanei, come quello di far entrare la Cina a distruggere l'economia che noi abbiamo attualmente, perché questo hanno fatto. E poi però ci sarà uno scontro finale tra queste due, però ci sono anche poi gli scontri tra le varie massonerie, la cosiddetta massoneria bianca contro quella nera. Insomma, ci sono varie forze in campo e per fortuna direi io, perché insomma, altrimenti ovviamente saremmo già alla dittatura assoluta. Insomma. Ma io credo che non sia possibile distinguere se è il Vaticano che comanda o la massoneria che è sempre impadronita del Vaticano. La Chiesa sicuramente ha comandato per secoli. Poi è stata progressivamente infiltrata, distrutta, adesso c'è una comunanza di interessi e se la giocano su un piano quasi di parità. E credo che però a questo punto non ci sia più differenza. Per il cittadino comune non c'è più differenza perché loro prendono le loro principali decisioni comunque al vertice in modo comune. Anche il Papa, infatti, ha parlato di un nuovo ordine mondiale. Quindi su quello sono d'accordo. Poi magari discutono sull'aborto, sulla singola cosa. Però sull'aborto quelle sono prese di posizione di cui in realtà a loro non interessa nulla, ma discutono più realmente magari Certo. di cose importanti come ad esempio l'uscita di un libro di Dan Brown che dà molto fastidio alla Chiesa, quello è un colpo della massoneria per ricordargli chi comanda. Allora a quel punto la Chiesa risponde con un altro scandalo, allora la massoneria fa uscire lo scandalo dei preti pedofili. Io credo che la massoneria in questo momento sia comunque più potente rispetto alla Chiesa cattolica, però insomma anche la Chiesa ha il suo, diciamo, sì, c'ha il suo potere, insomma. Interessante. Sul tuo sito, Paolo, la serie di articoli probabilmente più famosa è quella intitolata L'omicidio massonico. Capitolo 1, capitolo 2, mi sembra che sono 8 o più. Qual è la tesi di fondo di questa serie di articoli e perché mai questa gente ammazzerebbe il prossimo senza ragioni logiche o per ragioni rituali, che dir si voglia? Guarda, i motivi per cui la massoneria uccide, sono gli stessi per cui uccide qualunque organizzazione criminale quando ha bisogno di raggiungere i suoi fini. È un po' come rispondere alla domanda perché la mafia uccide? La mafia uccide perché deve intimidire, perché deve corrompere, perché deve eliminare personaggi scomodi, perché deve dare dimostrazioni di forza. Poi c'è chi cede all'interno dell'organizzazione, viene ritenuto un debole, che viene eliminato perché viene ritenuto un pericolo potenziale. Ci sono una serie di motivi per cui la mafia uccide. La massoneria è un'organizzazione ancora più complessa, ancora più sofisticata, quindi i perché uccidono sono tantissimi e sono sempre comunque per la realizzazione del fine unitario di gruppo. E quello che io perché io ne ho fatti tanti di questi omicidi, perché ho visto che c'erano degli elementi comuni a molte morti strane e Mi sospette che. sembra che tu hai parlato di due tipi di omicidi rituali, se così li vogliamo chiamare rituali. Cioè, da una parte sembra che si tratti di persone ricche e famose, va, diciamo così. Quindi in Italia tu hai parlato del ciclista Pantani, hai parlato del cantante Rino Gaetano, hai parlato dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini e così altri. Poi, vabbè, se apriamo anche il libro dell'America, solo nell'ambito hollywoodiano, giovani, ricchi, belli, famosi, nell'ambito musicale e così via, i morti illustri di cui si potrebbe parlare non si contano. Quindi da una parte questa tipologia, dall'altra parte le persone del popolino con il grado più basso immaginabile di cultura. Tu in Italia ti sei occupato del mostro di Firenze, della mamma di Cogne che uccide il figlio Samuele e così tanti altri delitti misteriosi, fra virgolette, irrisolti. Cioè, perché questi due tipi, cioè, qual è il significato di questi due tipi di omicidi rituali e perché li definisci rituali? Cosa vogliono realizzare? Rituali perché non sono omicidi casuali, cioè l'omicidio casuale è quello della persona che impazzisce in una lite e ammazza il vicino. Quello è un omicidio normale. L'omicidio rituale è quello che segue un codice ben preciso, delle regole ben precise ed è effettuato per fini specifici. Quindi, ad esempio, si elimina il personaggio scomodo, si deve eliminare con determinate modalità. Mentre, non so, Cogne, Erba, questi delitti qua invece sono delitti che hanno una funzione di influenzamento delle masse,
perché servono per veicolare determinati messaggi e per indurre determinate convinzioni nella popolazione che ascolta i telegiornali, e sono svolte secondo modalità rituali ben precise, cioè una data precisa, determinati elementi all'interno della scena del delitto che sono sempre molto precisi e così via. In questo senso sono rituali perché sono in realtà un vero e proprio rito. E invece nel caso dei personaggi ricchi e famosi? Beh, lì dipende perché vengono eliminati. Pantani, perché si era opposto al sistema massonico, non voleva piegarsi e denunciava nelle sue canzoni proprio la Rosa Rossa. Ah, Rino Gaetano dice. ho detto Pantani, scusa, Rino Gaetano, sì. Pantani perché, anche, sì, comunque per motivi uguali, un lapsus non casuale, quello che ha avuto, perché Pantani che ha fatto, si è anche lui opposto a un determinato sistema di gestione del potere all'interno dello sport, non si voleva piegare. E quindi gliel'hanno fatta pagare in modo molto caro, prima con l'incidente che gli capitò sulla collina di Superga, che fu il primo avvertimento, poi con la storia del doping, e poi alla fine, siccome lui non comunque continuava a combattere, sostanzialmente a quel punto lo uccisero all'Hotel Rose a Rimini. Per farci un esempio di alcune di queste incredibili coincidenze, non so, che ti viene in mente una serie di coincidenze incredibili in un particolare caso giudiziario? Beh, Se no, se non te lo ricordi, puoi non rispondere perché sul tuo blog ce ne sono talmente tanti che alcuni sono da brividi, da accapponare la pelle. Le più incredibili coincidenze capitano, guarda caso, tutte nello stesso caso. guarda, di coincidenze ce ne sono una marea. La coincidenza più importante e più evidente è la ricorrenza del simbolismo templare e rosacrociano in tutti i delitti, il simbolo della rosa e del giglio, no? Che ricorre sempre e costantemente in tutti i delitti, sotto forma ora del nome dell'omicida Rosa Bazzi, sotto forma dell'hotel in cui muore Pantani, sotto forma a Cogne del monte più vicino a Cogne, a parte il fatto che l'omicidio di Cogne non avviene a Cogne, ma avviene a Montrose, quindi una frazione di Cogne che è Monte Rosso. E poi abbiamo il Monte Rosa che è a distanza molto vicina. Qualcuno mi dice: ma non è vicinissimo, non è a 2 km. Sì, ma è energeticamente una montagna che sta in linea d'aria a pochissima distanza è comunque diciamo, c'è comunque richiama la simbologia della rosa, oltre che lo richiama il fatto del nome del paese comunque. Quindi tutta questa simbologia biblica e della rosa in tutti questi. In questi delitti. Questa è la coincidenza che veramente lascia più sconcertati, insomma. Cos'è questa legge del contrappasso di cui parli fra le altre cose nel tuo blog? La legge del contrappasso è una delle modalità con cui la massoneria dà la morte alle persone che in qualche modo gli hanno causato fastidio, hanno causato qualche problema all'organizzazione. È una cosa che viene dalla mitologia templare e dalla Divina Commedia dantesca, no? Perché Dante, che era un Rosa Croce, nella Divina Commedia fa morire cioè fa, scusa, non fa morire, mette nell'inferno i vari dannati e ciascuno ha una pena adeguata al peccato che ha commesso, no? Quindi a seconda del peccato che hai commesso, tu ci avrai una determinata pena all'inferno. Quindi, la legge del contrappasso fa sì che le persone che danno in qualche modo fastidio alla massoneria vengono eliminate punendole così come è il peccato che loro hanno commesso. Quindi, ad esempio, Rino Gaetano faceva delle canzoni scomode, quindi muore rifiutato da 5 ospedali in un incidente sulla Nomentana, esattamente come il personaggio di una sua canzone che muore in un incidente sulla Nomentana rifiutato da 5 ospedali. Guarda caso, gli stessi ospedali della canzone. Non è possibile. Sì, non la sapevi questa? Sì. La ballata di Renzo si chiama la canzone. E un giorno Renzo uscì, dice la canzone, e morì nell'incidente. Lo rifiutarono il San Camillo, il San Giovanni, esattamente gli ospedali che rifiutarono Rino Gaetano. Poi, non so,
Pantani, che lavorava per la purezza cioè, diciamo, dello sport, cercava di ripulire l'ambiente dello sport con le sue battaglie, muore sporcandogli l'immagine, no? Muore come drogato in un hotel. Peraltro, la morte per droga è anche una morte per avvelenamento, che richiama quindi la morte del traditore che non è stato alle regole. Oppure abbiamo, che ne so. Adesso chi mi viene in mente? Insomma, Haider, Georgia, Ah, era contro sì. l'Unione Europea e quindi si batteva contro l'Unione Europea. Da una parte infangano la memoria dicendo che era omosessuale, eccetera, perché lui era uno duro e puro, no? Come so dirsi, tant'è che lo accusavano di essere fascista, ma non lo era, e nazista, ma non lo era, appunto, era molto amato dal popolo ed era una persona molto umana. Viene quindi accusato di essere omosessuale e quant'altro, e muore a Rosenstrasse, Via delle Rose, e si schianta con la sua Volkswagen Phaeton. Ora, la Volkswagen Phaeton prende il nome dal mito di Fetonte, che andò verso il sole e si bruciò le ali. Quindi lui sostanzialmente è il simbolo del fatto che ha usato troppo in politica e quindi ci ha lasciato le penne per questo. Certo, e questo mi fa venire in mente, purtroppo non ricordo il nome, questo giovane che aveva condotto una battaglia mediatica su internet, YouTube, video, mass media e così via per cacciare via questo criminale di guerra, non so se in Kenya o in Uganda, in qualche paese africano, per spodestare un signore della guerra, per chiedere ad alta voce l'invito insomma, una grande battaglia di valore, di virtù, di purezza per il bene dei bambini, per il bene dei giovani. E lo ritrovano che vaga per strada, ubriaco, seminudo, che si masturbava o che faceva atti osceni in luogo pubblico. Ecco, questo dal classico tipo di vendetta o di contrappasso mi fa pensare una cosa del genere. Quando penso a una persona che si è messa così in vista e che è sempre stato abbastanza un esempio di... In altre parole, Paolo, se un giorno ci trovano me e te nudi per strada, ubriachi, almeno facciamo sapere al pubblico che non sono cose che facciamo abitualmente. Ok. Va Infatti, se bene. tu hai visto, io ho fatto l'articolo sull'omicidio massonico, dove nel primo l'ho finito con una frase buffa, no? Io speriamo che non mi suicido. E nel secondo, siccome parlavo proprio della legge del contrappasso e descrivevo come, ad esempio, un amico di Pantani venne anche lui ucciso e poi dopo dissero che aveva rubato dei PC all'università, ma che non c'entrava niente. Se questo è morto, ma perché mi devi dire che ha rubato dei PC all'università? In realtà ne volevano sporcare l'immagine perché aveva cercato anche lui di combattere lo stesso sistema di Pantani, no? E quindi io dissi: ok, allora mi accuseranno di furto e allora dico: confesso che ho rubato tre biscotti Ringo al mio amico Daniele quando facevamo liceo, gliel'ho rubati dalla cartella, ma insomma, alla fine il mio amico però non ce l'ha con me, insomma, quindi Bene, se per caso mi... della serie Disclosure. Paolo, non so se tu hai seguito di recente dall'Inghilterra questo caso di Jimmy Savile. Jimmy Savile è un ex DJ, una personalità di primissimo piano nella scena musicale, sia musicale che dello spettacolo in Inghilterra. È stato di casa per decenni alla BBC. È stato fra l'altro di casa a casa di Margaret Thatcher, dove trascorreva tutte le notti di Natale puntualmente. È stato di casa, intimo amico con tutta la famiglia reale d'Inghilterra, madre, figlio e Spirito Santo, nessuno escluso. Ed è morto da poco, a 84 anni, e subito dopo la sua morte si è scoperto, si sono fioccate le rivelazioni, le disclosure, le denunce. Ci sono oltre 400 vittime di pesantissime molestie sessuali, se non addirittura violenze e aggressioni, da parte di questo Jimmy Savile, che era sempre stato protetto e se ne vantava. Quando lo intervistavo lo diceva: no, ma sai, io sono intoccabile, a me nessuno mi può fare niente. Era sempre stato protetto. La BBC, quando le persone lo denunciavano alla BBC, che durante le trasmissioni televisive, questo qui le molestava pesantemente, sessualmente, la BBC li prendeva, li cacciava via a pedate, la polizia insabbiava puntualmente ogni ricerca. Insomma, dopo la sua morte, tutti gli indizi adesso portano a credere che lui fosse non solo un pedofilo seriale di quelli, incredibili, ma che fosse proprio un procacciatore di bambini per queste
cerchie ristrette di ricchi, famosi, nobili inglesi che poi li usavano per orripilanti festine pedofili, immagino. Fra l'altro, uno dei testimoni oculari di tutto questo che è venuto fuori dopo la morte di Jimmy Savile è il nipote di Jimmy Savile, quindi più di prima mano di così non so cos'altro ci potrebbe essere, da una parte. Dall'altra parte dell'oceano, in Canada, anche qui recentissimamente, no? Non ce ne siamo ancora occupati nel podcast Tempo di Cambiare, ma anche questo meriterebbe una pagina a sé stante, c'è questo reverendo Kevin Annett che ha denunciato i massacri di bambini in un orfanotrofio tenuto congiuntamente dalla Chiesa Cattolica e da quella anglicana. Hanno addirittura scavato con delle macchine e trovato ossari, cimiteri e così via. E questo Annett ha raccolto tre testimoni oculari di una visita alla fine degli anni 60 dei reali d'Inghilterra, moglie e marito, a questo orfanotrofio, dove i 10 bambini che sono precipitati verso di loro più velocemente per baciargli la mano e fare l'inchino, i 2 reali se li sono portati con loro in un picnic, questi 10 bambini di un orfanotrofio nativi americani della tribù Mohawk, se ne sono portati con sé questi 10 bambini e non sono mai stati più visti, mai più questi 10 bambini. Fra l'altro, uno di questi tre testimoni oculari di questa vicenda era, perché è morto anche lui, era il fratello di uno di questi bambini che per anni, uscito lui stesso dall'orfanotrofio, ha continuato a tempestare la stampa, le televisioni, il radio, di che fine ha fatto mio fratello, che fine ha fatto mio fratello, l'ho visto con i miei occhi quei giorni se ne andava con la regina d'Inghilterra e suo marito e così via. Questi tre testimoni oculari, 2 dei quali sono morti ammazzati e uno adesso è quello che è rimasto a questa indagine che sta portando avanti il reverendo Kevin Annett. Ora, la mia domanda per te è, questa gente soffrono tutti degli stessi disturbi mentali, sono geneticamente predisposti alla pedofilia, come dice David Icke, oppure hanno convinzioni esoterico-filosofiche particolari per molestare sessualmente i bambini? Allora, guarda, diciamo così, la cosa sconvolgente è che la nobiltà europea e mondiale in generale soffre tutta di questi disturbi. Sono tutti pedofili, assassini, stupratori e violentatori. Perché? Perché in parte ci sono anche dei motivi rituali, perché il sacrificio di un bambino, come scrive Aleister Crowley nelle sue opere, è comunque il sacrificio migliore. Però non è quello il punto principale, perché ci sono tanti modi di fare sacrifici, tante cose, insomma, da poter fare, non è necessariamente quello. Il punto è che vengono selezionati, per essere addestrati a una determinata vita e a fare determinate cose. Infatti, i più deboli non reggono. Le persone come Edoardo Agnelli non si piegano al sistema di vita che gli vorrebbe imporre la famiglia e si suicidano. Infatti, lo ammazzano sostanzialmente. Alcuni, oppure persone come Margherita Agnelli, decide di disinteressarsi della famiglia e quindi di fare una vita ritirata, di non partecipare alle attività imprenditoriali e politiche. Quindi dicevo, Margherita Agnelli che cosa fa? Non la possono uccidere, probabilmente perché avranno, non so bene per quali motivi, comunque gli sottraggono l'eredità, non riesce a mettere le mani sull'eredità del padre perché gli viene tolta semplicemente come punizione. Non apparteneva a lei, quindi, perché si era distaccata dalla famiglia. Lady Diana entra nel mondo dei reali inglesi, si accorge dello schifo che c'è, cerca in qualche modo di sottrarsi, cerca di intraprendere altre vie spirituali e quindi muore. Quelli che non si adeguano o vengono messi ai margini oppure fanno una brutta fine. Questa è la loro fine, perché sono programmati per essere i futuri governanti. I futuri governanti dell'Europa e del mondo sono persone che devono decidere guerre senza battere ciglio, devono decidere l'uccisione di migliaia di persone senza avere un minimo scrupolo di coscienza, devono programmare una crisi economica, distruggere, mettere sul lastrico migliaia di famiglie, sapendo che molti si uccideranno per questo e non devono avere il minimo scrupolo. Quindi per questo sono costretti a subire da piccoli le torture peggiori e poi sono costretti a rifarle. Perbacco, wow. Anche poi in Belgio si è visto, no? E quindi probabilmente tutto quello scandalo di pedofili in Belgio e così via, anche forse il mettere nelle più alte posizioni di controllo
persone che sono ricattabili può avere un ruolo, no? Sì, guarda, quello è un altro dei motivi. Quando la persona è un pedofilo, quando in qualche modo commette delitti di questo tipo, non solo, quindi poi è più, diciamo, ha meno coscienza, ha la possibilità di commettere crimini senza reagire, diciamo, sta facendo Monti, come stanno facendo i governanti di oggi, ma soprattutto poi è anche ricattabile. Al momento opportuno gli fanno scattare uno scandalo. Quindi Berlusconi, ad esempio, non ha, in realtà non si è mai sognato di andare con diciottenni, eccetera, però comunque aveva uno stile di vita, delle cose, insomma, anche molto più gravi di quelle che gli hanno attribuite, ma nel momento giusto si tira fuori lo scandaletto e eventualmente anche lo scandalo grave. Gli scandali che capitano poi sono sempre, non c'hanno mai agganci con la realtà, sono spesso falsi. Perché? Perché in realtà quello che fanno queste persone al potere sono talmente gravi, ma coinvolgono anche altre persone, che quindi evitano di dare in pasto al pubblico cose gravi. Normalmente sono cose inventate, con personaggi ad arte come Ruby Rubacuori, che comunque viene su e accusa Berlusconi di determinate cose, ma insomma è ovviamente una montatura, insomma. Le accuse sono vere, ma le prove sono completamente false. Bravo, sì, esatto. Incredibile. Paolo, il denaro, la creazione del denaro è saldamente nelle mani dei privati e saldamente nelle mani delle banche. Il debito pubblico strangola le nazioni. Il livello di tassazione è assolutamente insopportabile per chiunque voglia fare un benché minimo idea di impresa imprenditoriale, commerciale e così via. I governanti queste cose le sanno benissimo e quindi sanno benissimo che quello che loro stanno facendo è la ricetta veloce per sfasciare il sistema con assoluta certezza. Allora, perché l'elite stanno puntando allo sfascio completo? In parte l'hai già detto, ma cos'è veramente questo dopo, questa ricostruzione che loro vogliono realizzare dopo la distruzione? È qualcosa che può avere un barlume di implicazioni virtuose, secondo te? O che cos'è che veramente vogliono realizzare? Guarda, alla lunga io credo che nei secoli futuri sicuramente qualcosa di virtuoso ci sarà, nel senso che se il mondo viene lasciato così com'è, sarebbe sempre un focolaio di guerre. È inevitabile, insomma, se ci sono le nazioni, ogni nazione pensa a sé, le divisioni, eccetera, comunque arriverebbe sempre il matto che prende il potere nella nazione X e poi attacca la nazione Y. Quindi, da questo punto di vista, nei secoli sarà positivo un nuovo ordine mondiale con un vertice unitario. E il problema è che però non è positivo quello che fanno adesso le popolazioni, il prezzo che dobbiamo pagare, che si pagherà, e soprattutto non sono convinto che sia legittimo arrogarsi la scelta di uccidere milioni di persone in nome di un futuro ordine mondiale che arriverà fra qualche secolo, forse, perché non ci sarà questa pace che loro vogliono col nuovo ordine mondiale fra 10 anni o 20. Non è possibile. Quindi non lo so. Io purtroppo non sono in grado di ragionare e di dare giudizi su quello che loro vogliono fare fra 2 secoli, perché non, umanamente so che adesso quello che stanno facendo è comunque ingiusto. Mi domando se non c'erano altri mezzi per poter arrivare allo stesso risultato, cioè di una pace mondiale. Boh. Secondo te il nuovo ordine mondiale è una cosa fatta? È solo questione di tempo? Ci Sì, sono sì, sì. possibili speranze alternative? No, io credo che non ci siano possibili speranze alternative. Io un'alternativa l'avrei vista in passato, ecco, parlando con te che sei buddista mi puoi capire al volo. Forse una soluzione era la maggiore veicolazione di messaggi positivi e cercando di far riscoprire la religiosità alle persone, una religiosità che sia possa essere buddista, induista, cristiana, quello che ti pare, ma comunque un senso religioso della vita. Questa poteva essere la strada, invece hanno perseguito la strada opposta, fargli perdere completamente alle persone normali il senso della religiosità e poi per poterle plasmare e manipolare a piacimento. Tu pensi ai telegiornali, ai telefilm, tutto quello, tutti i mass media praticamente non veicolano mai messaggi spirituali. Ogni personaggio di telefilm, i protagonisti di telefilm, di film, non hanno mai una vita spirituale, non esistono mai film dal contenuto spirituale. Quindi Interessantissima questa riflessione. ci immergono in un mondo che a noi sembra privo di spiritualità, quindi si fa fatica a conquistare un senso religioso della vita.
Allora, Perché tu forse. dici quella è l'unica cosa che ci poteva salvare, e quindi Sì. si sono presi cura di cercare di eliminarla. Sì. Secondo me quella era la strada, diffondere sempre di più questo tipo di notizie. Visto che la televisione influenza le menti, allora influenziamola in positivo e diamo anche messaggi positivi invece di dare messaggi di arrivismo, di carrierismo, in cui ciò che conta è il denaro. Poi diamo anche i messaggi che danno oggi, cioè diamo che il prezzo è giusto o questi spettacoli qua, se la gente li vuole vedere, ma diamo anche però film che inneggiano la spiritualità, un film sulla vita di Buddha, Italo, non l'ha mai visto nessuno. Perché? E sai perché? Per un motivo molto semplice, perché se facessero un film sulla vita di Buddha che andasse su Canale 5 e su Italia 1 e lo replicassero ogni anno come fanno per Trinità, molta gente, migliaia di persone, il giorno dopo aver visto il film, direbbe: ma sarà che il buddismo può essere una chiave per trovare la felicità e per risolvere alcuni dei problemi dell'esistenza? E il mio non è un discorso di parte, perché non è solo un discorso buddista. Certo, lo stesso può Potrebbero, potre, valere. c'è una, sì, la, potrebbero mettere la vita di Paramahansa Yogananda, la vita di Milarepa, la vita del Dalai Lama, gli insegnamenti del Dalai Lama, e sarebbe la stessa cosa. Oppure la vita di Cristo, una vera vita di Cristo, non quella di Zeffirelli o di questi qui che fanno vedere solo le parti più, come dire, più anedotiche, no? Della sua vita, quelle più Stereotipate. sì, la passione, cioè l'insegnamento reale di Cristo qual era. E allora facciamo vedere com'è possibile, tramite l'adesione alla fede cristiana, non cattolica, alla fede cristiana, un rinnovamento nella propria vita e nella vita degli altri. E vedi che la vita di molte persone cambierebbe, ma questo non si vuole. E quindi replicano ogni anno tutti Trinità e mai nessuno pensa a fare una vita di Buddha. Va bene, grazie Paolo per questa ultima testimonianza che mi sembra una chicca e una conclusione splendida per questa bella conversazione che abbiamo avuto. Come si fa a rimanere in contatto con te, con il tuo pensiero, il tuo blog, gli indirizzi, il tuo libro? Mi sembra che hai fatto anche un libro raccogliendo tutti gli articoli del blog. Sì, tra l'altro a marzo adesso 2013 uscirà la nuova edizione per la Uno Editori. Quindi chi vuole però può, senza comprare il libro, insomma, leggersi gli articoli del blog su paolofranceschetti blogspot.com. Paolo Franceschetti, quindi attenzione, non dovete scrivere www, a posto di www si scrive paolofranceschetti.blogspot.com. D'altro canto, se cerchi su Google Paolo Franceschetti lo trovi subito il suo sito, quindi questo è per rimanere in contatto con te. Scrivi abbastanza spesso sul blog, no? Tipo lo aggiorni settimanalmente. Ma diciamo dipende dai periodi, da quanto ho da lavorare, insomma, comunque sì, diciamo una o due volte al mese, sì, almeno un articolo. Comunque ci sono svariate annate di articoli da leggere, già se uno fosse interessato ad approfondire questi argomenti. Va bene, Paolo, ti ringrazio da parte mia di questa bella conversazione e da parte di tutti gli ascoltatori Tempo di Cambiare, che so che troveranno cibo per pensare e per riflettere. Bene, grazie a te Italo e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ancora grazie, ciao Paolo. Ciao. Ancora grazie a Paolo Franceschetti. Fra le mie riflessioni su questa interessante co conversazione ci sono, per esempio, quando parlavamo delle origini del cristianesimo, che in effetti sembrano avere un ruolo di tutto spicco, di primissimo piano in tutte queste ingarbugliate vicende del nostro Occidente moderno e contemporaneo. Si parlava di questa fazione gesuita, se lo vogliamo mettere fra virgolette, e di questa fazione giovannita, se lo vogliamo mettere fra virgolette, da cui discenderebbe tutto l'esoterismo occidentale. Ecco, questa onnipresenza di questo, una specie di marchio, una specie di simbolo, questa onnipresenza di San Giovanni mi ha sempre fatto riflettere parecchio. Anzitutto, mi è capitato di leggere di queste tre figure che sarebbero malamente, innanzitutto disegnate storicamente e poi malamente distinte fra di loro, che sono San Giovanni Battista, poi San Giovanni Evangelista e poi San Giovanni di Patmos, che sarebbe San Giovanni dell'Apocalisse e così via. Sono tre figure che veramente non tanto si distinguono fra di loro perché la loro storicità non è ben costruita, non è ben fondata. Poi dopo mi è capitato di leggere di coloro che credono e sostengono e affermano che in realtà questi tre San Giovanni non sarebbero altro che permutazioni mitologiche della stessa persona. Poi
Poi ancora mi è capitato di leggere che San Giovanni è il protettore della massoneria. Poi ancora mi è capitato di leggere che l'ultima setta autenticamente gnostica sopravvissuta fino ai nostri giorni, che si chiamano i Mandei, è scritto nelle loro scritture, è chiaramente scritto nelle loro scritture, che Gesù era in realtà San Giovanni. In altre parole, erano la stessa persona. E fra l'altro leggo anche che i Mandei sono perseguitati da secoli per via di questa conoscenza che preserverebbero e, diciamo, porterebbero avanti. Poi ancora leggo che i Templari formano una delle loro roccaforti più importanti in Terra Santa nella città chiamata, guarda caso, San Giovanni d'Acri. Poi ancora leggo che i Templari vengono perseguitati. L'Inquisizione, si sciolgono, tutte le loro ricchezze vengono confiscate e così via, e tutte le loro ricchezze e tutte le loro conoscenze confluiscono, guarda caso, nei Cavalieri di San Giovanni, ancora una volta, Cavalieri di San Giovanni, che poi cambieranno nome ai Cavalieri di Malta. E infine, ultimo in ordine d'apparizione, ma non in ordine di importanza, leggo un libro italiano, fra l'altro che ti raccomando, della stessa casa editrice del professor Mauro Biglino, si intitola La fine del cristianesimo, che è un libro interamente dedicato a dimostrare che Gesù era in effetti nient'altro che San Giovanni e che il vero segreto, conosciuto sia ai massoni che alla Chiesa di Roma, è che puntini, puntini, puntini. No, non voglio sciuparti la sorpresa, non voglio essere io quello che ti svela questo segreto. Leggi La fine del cristianesimo, te lo consiglio, autori De Angelis, padre e figlio, casa editrice Uno Editori. Esamina tu la loro documentazione e fatti una tua opinione personale, perché alla fine ognuno di noi si deve fare la propria opinione personale. Interessante anche questa riflessione che faceva Paolo, si faceva sulla legge del contrappasso e anche questa riflessione sullo screditare i nemici di un certo piano. Si parlava di Berlusconi. Berlusconi certamente non ha fatto onore all'Italia durante i suoi anni al potere, però guarda caso saltano fuori una dozzina di ragazzine che chissà da quanti anni lui aveva questa abitudine di frequentare le ragazzine, però guarda caso lo scandalo salta fuori quando la persona in questione diventa un ostacolo per il progredire di un certo piano, un piano evidentemente di natura europea, europeista, mondialista, globalista, per cui obiettivamente il personaggio in questione era diventato un ostacolo. Poi, sempre venendo più in tempi più recenti verso di noi, gli scandali a sfondo sessuale che travolgono Strauss-Kahn. Poi, più recentemente, gli scandali nella Lega Nord, nel preciso momento in cui evidentemente, sempre per gli stessi piani globalisti, fa comodo distruggere questo partito, perché tu nominami un solo partito che non rubi, tu nominami un solo partito che non rubi, quindi la domanda da farci è un'altra: perché proprio quel partito e perché proprio in quel preciso momento e in quel preciso fase storica e perché certi scandali saltano fuori proprio in un certo momento? E questo fra l'altro si collega col discorso che abbiamo fatto successivamente, cioè i governanti sono mantenuti in uno stato di permanente situazione di ricattabilità e i governanti migliori sono quelli che sono ricattabili, perché è come avere firmato un foglio di dimissioni con la data in bianco. Infine, è insuperabile il discorso conclusivo di Paolo Franceschetti, secondo me, il fatto che siamo bombardati da modelli culturali in cui è completamente assente la spiritualità, è la grande assente la spiritualità, non c'è un solo personaggio di film, un solo personaggio di telefilm che abbia una sua vita spirituale. Il fatto che uno non abbia una vita spirituale non corrisponde o non corrisponderebbe alla realtà, ma purtroppo lo sta diventando gradualmente corrispondente alla realtà, perché a forza di sorbirci tutti questo messaggio, uno si sente stupido, uno si sente fuori moda a occuparsi di spiritualità, a occuparsi di valori morali e così via. Si sente uno venuto fuori da un altro mondo. Si sente uno fuori contesto, si sente un pesce fuor d'acqua. Hanno cominciato a bombardare le nuove generazioni qualche decennio fa con le donnine nude nei clip musicali di MTV. Poi da lì si è passati cinema, televisione in modo onnipresente. I messaggi che passano sono sempre quelli: successo, denaro, arrivismo, materialismo, successo, denaro e così via. E questa è probabilmente la vera cospirazione a cui dobbiamo cominciare a resistere e a cui è possibile
resistere a livello individuale, cioè prenderci cura del nostro sviluppo personale e spirituale, cioè migliorare noi stessi per essere di beneficio agli altri. Questo è il punto di inizio ed è anche il punto di arrivo per la creazione del nuovo e la caduta del vecchio. Fra 15 secondi c'è l'angolo degli ascoltatori. Così, eccoci all'angolo degli ascoltatori. Questo è l'angolo in cui ci sono le domande, le riflessioni, i commenti, i feedback che ricevo dagli amici ascoltatori. Tempo di cambiare. Vediamo cosa c'è. C'è prima un'osservazione, una domanda di Rita. Eccola qua. Buddisti e vegetariani? Punto interrogativo. Rita domanda: Ciao Italo, prendo a spunto un'interessante discussione recente sul forum. Si parla di alimentazione vegetariana. Si discute sulla questione di vegetarianesimo e buddismo. Nel Sangha, Sangha significa comunità spirituale, nella comunità spirituale di cui sei insegnante e di cui faccio parte anch'io, molti amici sono vegetariani. Altri, fra cui io, dice Rita, non lo sono. Alcuni seguono gli orientamenti alimentari che Francesca consiglia, altri no. La domanda è questa: un buddista deve essere anche vegetariano? Grazie Rita per la domanda. È molto bello quello che tu hai sottolineato. Chi fa questo, chi fa il contrario, chi fa questo. Come dice, il mondo è bello perché è vario. Però attenzione, questa è la mia risposta a Rita a una specifica domanda. Cioè, questo non significa che tu che mi ascolti debba essere d'accordo con me. Ripeto sempre che in generale Tempo di Cambiare è una comunità di liberi pensatori che non ha una linea politica ufficiale. Ognuno è benvenuto a indagare, riflettere e trarre le proprie conclusioni personali su qualsiasi argomento. È così che deve essere. In particolare, poi, questo argomento della dieta e dell'alimentazione carnea o vegetariana è uno dei più intimi, dei più personali che io riesca a immaginare. Chi è vegetariano ha solidissimi argomenti in proprio favore, quasi inattaccabili. Chi sostiene, come mia moglie Francesca, nel suo programma Energy Training, che trovi su www.energytraining.it, sostiene che un certo tipo di costituzione, quindi attenzione, non tutti, un certo tipo di costituzione ha bisogno di mangiare piccolissime quantità di carne come se fosse una medicina, per mantenersi in buona salute, anche questi hanno solidi argomenti in proprio favore. Più ci sono tantissimi argomenti che sono quelli della importanti, che sono quelli della sostenibilità, fino a che punto questo mondo, questo pianeta può sostenere il fatto che tutti siano carnivori, no? Oppure c'è l'argomento di mangiare altri esseri viventi, fino a che punto questo è etico. Poi c'è l'argomento del danno che la carne può recare alla nostra salute, soprattutto se mangiata in quantità importanti. Poi gli ostacoli che la cibarsi di carne crea alla nostra pratica spirituale. Questi sono tutti argomenti validissimi e alla fine chi decide è la nostra coscienza e la nostra sensibilità che è diversa per ciascuno di noi. Ora il problema è come in tutte le cose che quando noi mangiamo carne pensiamo di aver ragione noi. Quando poi dopo noi stessi, stesse persone, nella stessa vita diventiamo vegetariani, a quel punto ancora una volta pensiamo di aver ragione noi e insomma facciamo sempre un po' fatica a rispettare gli altri nelle loro scelte. La soluzione è proprio quella di imparare a rispettare gli altri, cioè è gioire che ciò che gli altri stanno facendo è probabilmente la soluzione migliore per loro in quel momento della loro vita e quindi essere più ampi nelle nostre vedute e più tolleranti. Comunque, per farla breve, la risposta alla domanda di Rita è no. Per essere buddisti non bisogna essere vegetariani e le due cose non sono collegate. Il Buddha storico, vissuto 2550 anni fa, e il suo seguito di praticanti erano soliti vivere soprattutto di questo, erano dediti alla meditazione, poi giravano nei villaggi e mangiavano quello che veniva loro offerto. Se veniva loro offerta della carne, loro mangiavano la carne. Se invece avevano sentore che il padrone di casa li voleva invitare a un banchetto che avrebbe ammazzato un animale per loro, a quel punto il Buddha diceva: no,
Spiacente, ordine del dottore, non possiamo accettare questo. Noi preferiamo non mangiare carne e così via. In altre parole, se un animale deve essere ammazzato espressamente per te ed è in tuo potere impedire questa cosa, diceva il Buddha, fallo. Se invece non è in tuo potere impedirlo e ti stanno offrendo un cibo già preparato, ti stanno offrendo degli avanzi e così via, allora mangialo sia anche per non dispiacere colui che ti sta facendo l'offerta. Così, a parte quello che faceva il Buddha storico alcuni millenni or sono, il buddismo è diffuso in tantissimi paesi orientali, ogni regione mantiene i suoi usi e costumi e il buddismo in ogni regione acquisisce gli usi e i costumi di quella regione. E i buddisti tibetani, per esempio, i buddisti del Tibet vegetariani, sono pochissimi, anche perché a 4.000 metri le verdure non esistono, puoi mangiare orzo, burro, è la carne degli animali vecchi, cioè lo yak e la capra. Questa è l'alimentazione tipica dei tibetani. A parte questo, è paese che vai, usanza che trovi, sia fra le persone normali, sia fra i buddisti, sia monaci che laici. Però ecco, ripeto, a parte tutto questo, la scelta di cui stiamo parlando, essere vegetariani o meno, è la più personale che esista. Dobbiamo sempre rispettare la scelta degli altri, sia in un senso che nell'altro. I carnivori devono imparare a rispettare più i vegetariani, questo è più difficile quando uno non è stato vegetariano, e i vegetariani devono rispettare più i carnivori, e per loro dovrebbe essere più semplice, visto che lo sono stati. Ok? Entrambi dovrebbero rispettarsi gli uni con gli altri. E poi, niente, l'ideale è se sappiamo che siamo consapevoli che questa è una scelta, ed è una scelta personale, e l'ideale è se siamo consapevoli che questa scelta è destinata a cambiare più volte nel corso della nostra vita, e anche per questo dovremmo essere più cauti nei nostri fanatismi e nei nostri estremismi. Noi stessi abbiamo cambiato in passato e noi stessi cambieremo in futuro. Quindi, detto questo, è importante che ognuno agisca secondo coscienza e secondo sensibilità dal punto di vista di un argomento che non è da poco, ma è importante, perché mangiare carne significa prendere la vita di un altro essere vivente. Ok, grazie Rita comunque. Poi c'è, vediamo che altro c'è qui. C'è Michele solleva questa questione: il fine giustifica i mezzi. Il fine giustifica i mezzi, ma solo se c'è saggezza, punto interrogativo. Ciao Italo, mi chiamo Michele, sono un ragazzo di 20 anni che non vuole cacciare la testa sotto la terra. Ti seguo da parecchio, dal primo episodio di Tempo di Cambiare. Sono uno studente di meditazione guidata e sono arrivato al modulo 6 del programma base. Sto riflettendo da tempo su questa questione e vorrei sentire il tuo parere sulla cosa. Per tutti quei giovani che, avendo perso i valori dei padri, cercano invano nell'esatto contrario la soluzione al problema, molto spesso peggiorando la situazione. C'è bisogno di saggezza e in te ne ho trovata, o forse ho trovato l'ispirazione per cercare la mia. Ben detto, Michele. Vorrei scriverti tanto, ma ora è il momento della domanda. Il fine giustifica i mezzi? La motivazione giustifica l'azione? Quali sono i valori che consideri cardine, che secondo te non sono da infrangere infrangere da termini come mezzo e fine? Io penso, e correggimi se sbaglio, che la motivazione conti solamente di più dell'azione, ma non giustifica totalmente l'azione. Per esempio, per me non si può uccidere tutta la popolazione israeliana per porre fine alla guerra arabo-israeliana, perché il valore della vita umana è inestimabile. E per me è giusto uccidere un uomo che sta per compiere una carneficina, perché potenzialmente vuole uccidere tanti innocenti. Ma non è giusto uccidere un uomo per la pena di morte, perché potenzialmente quell'uomo non sta per recare danno ad altre vite una volta in cella. Riesci a darmi delucidazioni per tutto ciò? Ti auguro tutta la felicità possibile, Michele. Michele, io stesso ti ricambio l'augurio e auguro a te tutta la felicità possibile. Sono pienamente d'accordo con tutti gli esempi che hai fatto, li hai fatti tu e avrei potuto fare anche io gli stessi. Quali sono i valori che considero cardine? Lo ripeto sempre, sono per me fondamentali la forza interiore, cioè l'autonomia individuale. La virtù, cioè il non arrecare danno agli altri, questo è prioritario, il non arrecare la sofferenza agli altri. L'amore, cioè l'avere a cuore la felicità degli altri, tanto quanto si ha a cuore la propria felicità. E la saggezza, cioè non pensare di avere in tasca una verità più grande di quella degli altri.
e su ognuno di questi quattro si potrebbe parlare per ore. Michele, è sbagliato affermare che il fine giustifica i mezzi, perché questo porta a ogni genere di storture. Però è giusto affermare che una motivazione virtuosa, cioè una motivazione che ha a cuore in modo prioritario la felicità di tutte le persone coinvolte, giustifica azioni apparentemente diverse. Apparentemente diverse dall'amore. Per esempio, un adulto può essere estremamente severo con un bambino, ma per il bene di quel bambino, per esempio, non assecondando i suoi capricci o insegnandogli a essere più, insomma, a spronarlo a superare la fase del capriccio e andare oltre. Una persona si può rifiutare di aiutare un'altra persona, per esempio un amico si può rifiutare di aiutare un amico perché pensa che sia più educativo per l'amico che impari finalmente ad aiutare se stesso. O uno magari si può rifiutare di aiutare un'altra persona quando quell'aiuto non è richiesto ed esiste ancora nell'altra persona quel tipo di arroganza tale per cui se tu vai, lo aiuti o gli dai un consiglio non richiesto, quello alla fine non solo non lo ascolta, ma anche ti si rivolta contro. Ecco, a volte non è che fare del bene agli altri significhi a tutti i costi fare qualcosa per loro, a volte si possono aiutare gli altri anche senza fare nulla o anche non aiutandoli. Quello che è assolutamente essenziale, penso, Michele, è questa motivazione prioritaria di minimizzare il danno e la sofferenza per tutti gli altri esseri viventi coinvolti in quella situazione e massimizzare la felicità per tutte le persone coinvolte in quella situazione. Se uno ha chiaro, come se fosse un timone, un punto di riferimento assolutamente prioritario, questo criterio, credo che nella vita non può sbagliare. E grazie per la tua bella e profonda domanda. Sono orgoglioso di avere fra gli ascoltatori di Tempo di Cambiare ventenni che fanno domande così belle e profonde. C'è ancora una domanda di Daniela, a cui vanno i miei saluti. Una storia vecchia che si ripete, si intitola. Come mai l'egocentrismo fra chi si avvicina a un percorso spirituale è sempre portato ad aumentare a dismisura? Che è una domanda bellissima e di cui faccio i miei complimenti a Daniela. Perché uno fa quelli, in altre parole, dice Daniela, ma proprio quelli che si occupano di spiritualità, ma può essere che sono sempre i peggiori di tutti, sono sempre più egocentrici degli altri, eccetera, eccetera. Che è un'osservazione, fondata su qualcosa. Cioè, tanto per cominciare, Daniela, chi si accosta alla spiritualità, spesso, per il semplice fatto che si è accostato, significa che ha un ego forte. Perché l'idea stessa di lavorare su se stessi non è per tutti. L'idea stessa di migliorare se stessi non è per tutti. Ci vuole un carattere forte e quindi anche un ego forte per dire, ok, io sono questo, voglio migliorare me stesso. Voglio lavorare su di me per cambiare, per migliorarmi e diventare ancora una persona migliore. Ho la stessa idea di diventare, io voglio diventare. È un tipico ragionamento che fanno i caratteri forti, cioè le persone dotate di un ego forte. Quindi già, oppure allargando il discorso, la minoranza indipendente in genere è fatta di persone che hanno un carattere forte. Quelli che pensano, vogliono pensare con la propria testa, quelli che vogliono migliorare il mondo, noi altri ascoltatori di Tempo di Cambiare, siamo spesso persone con un carattere forte. E questo spesso significa che abbiamo una forte carica di ego. Questo tanto per cominciare. Quando poi uno ci si è accostato agli interessi di natura spirituale, uno poi magari inizia a praticare i metodi spirituali, e i metodi spirituali spesso funzionano, anzi quasi sempre. Sistemi come la meditazione, i vari yoga o le varie tecniche e metodologie per sviluppare se stessi, no? Sono metodi che funzionano, sono me metodi antichi di millenni, funzionano. Allora uno dopo un po' inizia a sentire che sta cambiando. Uno inizia a sentire che si sta sviluppando, che si sta migliorando, che si sta potenziando, che sta ampliando i propri punti di vista, cioè certi difetti vengono meno, si riescono a fare più cose, si riesce a fare meglio le cose che si fanno e ci si inizia a sentire onnipotenti.
Ecco l'ego che si espande ancora di più. Quindi paradossalmente tu già arrivi in un sentiero spirituale o un interesse spirituale perché hai un ego forte. Poi i primi risultati di quella pratica spirituale sono paradossalmente che ti aumenta l'ego, perché senti di poter fare di più di quello che facevi prima. Un altro aspetto, Daniela, è il abbracciare poi un sentiero spirituale e iniziare a credere, poiché vedi i risultati. Tu inizi a credere che il tuo percorso sia buono e poi dopo, proseguendo, poiché hai risultati, inizi a credere che il tuo percorso è meglio di quello degli altri, la mia scuola è meglio della tua, o comunque diventa motivo di orgoglio e l'orgoglio non è mai positivo, l'orgoglio non è mai nostro amico. Si comincia a dire, ah, già prima ero una persona in gamba, adesso sono diventato anche una persona spirituale, oppure già prima ero un bravo, puntini, 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 adesso sono diventato anche un bravo meditante, e così l'orgoglio e l'ego riemergono. Diciamo in genere, Daniela, le persone che hanno un carattere forte, le persone che fanno le cose, le persone che prendono iniziative, le persone che hanno coraggio, le persone che lasciano un'impressione negli altri, sono sempre quelle che hanno più ego. Perché? Perché l'ego, in fondo, è quella riserva di energia primaria, chiamiamola così, è quella riserva di energia primaria. Che è una forma di vitalità, è una forma di spirito, è una forma di come posso dire, di vitalità, no? Di essere vivi, che è, questa riserva di energia, è il combustibile indispensabile che deve essere bruciato in un percorso spirituale. Ovviamente poi bruciandolo si esaurisce, l'ego si esaurisce e dà luogo a che cosa? Alla compassione e alla saggezza. Però c'è bisogno di combustibile. Se non c'è abbastanza combustibile, il fuoco non si forma. Se invece l'esperienza spirituale rimane superficiale, cioè tu già hai un ego forte, poi ti accosti alla spiritualità e l'ego diventa ancora più forte, e poi la tua esperienza spirituale è solo di superficie, cioè ti limiti ai libri, ti limiti all'intelletto, ti limiti a coltivare certi interessi soltanto con la parte razionale e così via, ma senza coinvolgerti profondamente, allora il fuoco è troppo debole, il fuoco non si forma, il combustibile non brucia e tu rimani un essere pieno di ego, pieno di convinzioni, ma nulla è cambiato. Allora la situazione ideale, diciamo così, sarebbe in un mondo ideale dove una persona con un ego forte e con un carattere forte, si accosta a un sentiero spirituale che è molto profondo, molto coinvolgente e possibilmente sconvolgente, così diciamo può trasformare ancora di più quel carburante in fuoco. Ora, che significa un sentiero spirituale profondo e coinvolgente? Per me, a mio modesto parere, significa un percorso che preveda profonde esperienze di trasformazione, come meditazione intensiva, esperienze di solitudine, di ritiro, dove si può fare esperienze intensive di meditazione in completa solitudine, che sono veramente esperienze trasformative come pochissime altre, a mio parere. Poi anche esperienze di gruppo vanno bene, esperienze di insegnamento, riflessione, condivisione, queste vanno anche benissimo, ascoltare insegnamenti va benissimo, ma soprattutto o anche la situazione ideale prevede che ci sia la guida di un insegnante spirituale. Quindi da una parte un sentiero che include profonde esperienze di trasformazione, dall'altra parte sotto la guida di un insegnante spirituale, perché poi alla fine è importante sotto troppi punti di vista. Avere un insegnante spirituale ti aiuta ad avere fiducia in un'altra persona. All'inizio per noi è la cosa più difficile, soprattutto per una persona con un ego forte, è difficile avere fiducia in un'altra persona. Eppure qui lo dobbiamo fare per forza in questo campo dello sviluppo spirituale, perché è solo un'altra persona esterna a te che ti può aiutare a vedere i tuoi difetti. L'essere umano ha un problema, non riesce a vedere i propri difetti. Questo è il nostro vero problema, così come l'occhio non riesce a vedere se stesso. Allora tu hai bisogno di un'altra persona che te li indichi, che ti aiuti a correggere i tuoi difetti, piccoli e grandi, anche piccoli. Quando tu vai in bicicletta, impari da piccolo ad andare in bicicletta, a volte tendi a cadere verso destra, a volte tendi a cadere verso sinistra.
Allora un buon insegnante ti può dire attenzione, correggiti più verso destra, correggiti più verso sinistra. E un insegnante spirituale ti può dire stai diventando troppo compassionevole, nel senso che sei troppo romantico e sdolcinato, ma non sei sufficientemente saggio. Quindi ti può correggere la tua rotta verso la saggezza. Oppure ti può dire stai diventando troppo saggio, troppo intelligente e troppo colto. Adesso devi praticare l'amore, dimenticate dei libri per fare qualcosa di buono per gli altri. E questi sono soltanto degli esempi di qualcosa che un insegnante può fare per te. Io ho fatto circa 2 decenni di esperienza nel quale sono stato e sono ovviamente tuttora sia allievo sia insegnante, perché non si può essere insegnanti se non si è contemporaneamente allievi. L'ostacolo più grande che ho visto e che continuo a vedere in me stesso e negli altri è che quando l'insegnante asseconda le tue aspettative, allora tu lo segui. Quando l'insegnante a un certo punto ti indica una direzione che è fuori dalle tue aspettative, a quel punto tu smetti di seguirlo. E questa è veramente una spiritualità, voglio dire, light, come c'è la Coca-Cola light, che non è la vera Coca-Cola, così questa è spiritualità light, che è una roba di superficie. Così, se tu quando l'insegnante spirituale inizia a dirti qualcosa che è fuori da quello che tu ti aspettavi, e smetti di seguirlo, a quel punto l'insegnante non serve assolutamente a nulla. Anche il tuo sentiero spirituale a quel punto non serve assolutamente a nulla, perché quella è veramente la tua unica chance di trasformare l'ego in realizzazione, cioè trasformare il combustibile in fuoco. L'unica chance è proprio quando l'insegnante ti indica qualcosa che non avevi visto e ti spinge in un territorio che ti è estraneo e prima non avevi neanche considerato. Ti spinge in un territorio scomodo, ti spinge in un territorio che non conosci, ti spinge a guardare parte di te stesso della realtà che ti erano completamente sfuggite. Quello è il vero momento. Se in quel momento tu dici, oh, fammici pensare, non sono d'accordo, hai perso tutto, hai perso la tua unica chance. Lascia che te lo dica, lascia che ti dica che questo proviene da decenni di sofferta esperienza, quello che ti sto dicendo. Ok, va bene. Direi che per oggi basta. Ci sono domande, osservazioni e così via che ho preso da questa sezione del forum chiamata Domande a Italo e proposte per il prossimo episodio del podcast. Anche questa volta c'erano molte più domande, c'erano anche molte più osservazioni e proposte. Chiedo scusa a quelle che non ho menzionato, ho preso nota di tutte. Molte di queste sono consigli di perché non intervisti questo, perché non intervisti quest'altro e sono tutte molto interessanti e io le tengo tutte in conto, ne prendo nota per gli episodi futuri. In questa sezione del podcast, domande a Italo, proposte, eccetera, eccetera, c'è anche spazio per richieste di approfondimenti. Puoi proporre te stesso per un tuo intervento, una tua intervista, l'inserimento di un co tuo contributo audio nel podcast e così via. E poi ti ricordo che c'è sempre nelle pagine di tempodicambiare.it dove vai a scaricare l'ultimo episodio, c'è sempre un pulsante per registrare direttamente la tua voce o fare un intervento, fare una riflessione breve. Breve ovviamente, così che io possa eventualmente, se interessante, potrei anche decidere di pubblicarla nel podcast. Il prossimo appuntamento per la comunità di Tempo di Cambiare è il Capodanno del Nuovo Mondo, Roma, 21, 22, 23 dicembre. Naturalmente sono un venerdì, sabato e domenica. Si inizia il venerdì alle 10 del mattino e si finisce nel pomeriggio della domenica, 23 dicembre. Lo so che siamo sotto Natale, lo so che ci può essere un pizzico di scomodità derivante dalle giornate sotto Natale, ma non si guarda, ecco, parlavamo prima di forza caratteriale, non si guarda le piccole scomodità quando uno ha una grande idea in mente, non si guarda le piccolezze, si pensa a quello che è grande, si pensa ai benefici dell'incontrare e condividere con gli altri e cosa può significare per noi passare insieme a anime simili alla nostra, il Capodanno del Nuovo Mondo, questa giornata di transizione che non si ripeterà mai più. E tutte le informazioni sono su tempodicambiare.it/raduno. Aspetto la tua iscrizione e la tua partecipazione e anche naturalmente non vedo l'ora di vederti o di rivederti a Roma. Per quanto riguarda questo episodio, il prossimo appuntamento è fra 15 giorni. Ci sono due modi di iscriverti, o meglio, di restare in contatto. Uno è inserire il tuo nome e email nella pagina di ogni episodio su tempodicambiare.it. Quelli di voi che l'hanno fatto sono svariate migliaia. La settimana scorsa hanno ricevuto un mio avviso in anteprima rispetto a oggi che sono aperte le iscrizioni nel secondo raduno di Tempo di Cambiare. Coloro che non hanno inserito la propria email non hanno potuto riceverla, quindi è importante inserisci il tuo nome e email. L'altro modo di restare in contatto è iscriversi tramite iTunes.
c'è anche un breve tutorial e istruzioni online su tempodicambiare.it di come si fa per iscriversi a iTunes. Si può scaricare automaticamente il podcast da iTunes appena esce, direttamente sul tuo strumento portatile, sia esso un iPod, un iPhone o quello che è. Se scarichi da iTunes questi episodi, per favore aggiungi il tuo voto, aggiungi il tuo giudizio, si può esprimere sia sotto forma di voto con le stelline e sia sotto forma di un commento, perché il fatto che tu esprima questo tuo commento, questo tuo giudizio, ci aiuta a rendere il podcast più visibile a chi non lo conosce. Se invece vuoi parlare con gli amici di questo podcast, il link diretto è sempre www.tempodicambiare.it. Questo è Tempo di Cambiare, il podcast della minoranza indipendente, di quelli che vogliono pensare con la propria testa, sviluppare il proprio cuore, migliorare il mondo. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo fra 15 giorni.